Un anno fa la tragedia che sconvolse l'Abruzzo. Quattro escursionisti, Tonino Durante, Gianmauro Frabotta, Gianmarco Degni e Valeria Mella, vennero travolti da una valanga sul Monte Velino. Le quattro vittime sono state ricordate questa mattina con una cerimonia nell'area loro dedicata, in prossimità del rifugio Casale da Monte, a forme di massa d'albe, dove per volere delle famiglie sono state messe a dimora quattro querce in loro ricordo. E non ci sono certamente parole umane in grado di alleviare il vostro dolore. È l'amore che unisce ora, forse ancora di più, Valeria e Gianmarco. È l'amore che continua a tenere uniti i nostri quattro amici intenti ad esplorare le vette del paradiso. Una cerimonia di ricordo è, anche se dolorosa, è comunque doverosa, proprio perché questi ragazzi comunque continuano a essere presenti in mezzo a noi, hanno segnato profondamente tutta la vita di tutti quanti noi marsicani. Anche se con dolore è comunque un dovere, è qualcosa che ci lega in modo indissolubile alle famiglie, proprio per cercare di dare il nostro affetto a coloro che hanno avuto una perdita così grande. È un momento molto toccante che ovviamente ci fa tornare in mente la drammaticità di quei 28 giorni in cui tutto il sistema si è mobilitato per cercare questi ragazzi, ma soprattutto diciamo che è importante, come cerchiamo anche di promuovere, che da questa drammaticità germini un qualche cosa di nuovo. Noi ci stiamo impegnando per migliorare la sicurezza in montagna, per promuovere buone pratiche proprio per la sicurezza in montagna, cioè per fare in maniera tale che chi vuole frequentare la montagna lo faccia in completa sicurezza e tranquillità. Beh, una giornata di grande commozione, perché al ricordo delle vittime di un anno fa si lega anche quella delle vittime dell'elicottero di Campo Felice. È una giornata dedicata agli appassionati della montagna, ma anche a quelli che con la montagna lavorano, e lavorano gli operatori, le forze dell'ordine, le forze di polizia e tutti quelli che si impegnano quotidianamente per consentire che questo splendore sia visitabile, sia frequentabile. È un momento anche di vicinanza che la città dell'Aquila vuole rivolgere ai familiari e agli amici delle quattro giovani vittime. Un giorno certamente di grande dolore, di dolore non solo per i familiari e gli amici di Valeria, Gianmauro, Gianmarco e Tonino, ma è un giorno di dolore per l'intera Marsica, questa terra così generosa che nei momenti più difficili è capace di ricompattarsi e di offrire tanto tanto calore e tanto affetto. Il dolore infatti dei familiari e degli amici dei quattro angeli del Velino è il dolore un po' di tutta la Marsica.